What is it, Goggles? Thank you for running my errands, puppet. I know you have struggled, but I never had any intention of destroying the Von Braun. The Von Braun's faster-than-light drive can be used to create pockets of pockets of proto-reality. I am now using it to modify reality to my own specifications. The process shall not take long. If it sounds unpleasant to you, put your mind at ease, insect. You will not survive to see my new world order. E bentornati, forse per l'ultima volta, a bordo della Rickenbacker, in compagnia di System Shock Infinite. Siamo riusciti effettivamente a sconfiggere i Meni, in maniera piuttosto risolutiva, direi, stavolta. Anche questi, infatti, sembrano essersi spenti. Ma, come al solito, la carissima vecchia Shodan si è comunque legata al cyberspazio e ha intenzione di allargare la tasca per prendere il controllo di ogni cosa. E noi la fermeremo, spero, una volta per tutte. Abbiamo 85 cybermoduli, eh? Credo di poterli usare in qualche modo intelligente. Ad esempio, le mie capacità psichiche. Potrei comprare qualcosa di nuovo, oppure... No, tecnica direi che siamo a posto. Potrei aumentare ancora una volta le mie capacità di sopravvivenza, un po' più di resistenza. Oppure comprare qualche gustoso nuovo potere. Anche se a questo punto è un po' ridicolo. Potrei prendere la cura, ma abbiamo già Marie che lo fa per noi. Non c'è affatto bisogno di prenderla. E dovrei anche sbloccare tutto il livello, che però mi darebbe più punti psichici. Nah. Pimpiamoci ancora un po' le statistiche di base. Tipo resistenza. Potenza psichica e agilità. E con questo direi che possiamo andare nell'endgame senza problemi. Mi chiedo cosa succederà. Ehi là, guarda caso, un fucile a cecchino positronico. Scommetto che sarebbe stato utile, eh? Volo! È giusto, perché questo in fondo è sempre cyberspazio. Quindi quest'ultima sezione sarà come i livelli del cyberspazio. Non fa una piega. Mi piace, mi piace. File di decompiled. Ok, posso hackerare questo, il che mi farà niente per ora. Un attimo che mi pompo bene le mie capacità. Peraltro siamo pieni. E la maronna, non si riesce a fare. Dicevo, siamo pieni di oggetti che recuperano i punti psichici. Quindi tanto vale darsi da fare. E qui ci sarebbe la lama laser di Cantor. Che non è la lama laser livello 2, livello 9. Cantor era l'inventore degli Icepick, che pare abbia avuto un qualche ruolo nella trama. Belli questi. C'erano già nell'originale. E vabbè. Oh, ma si muove. No. No, ho sbagliato tutto nella vita. Beh, il fucile funziona. Fantastico. Tuttavia, questo è un bersaglio energia. Vediamo un po' come funziona la mia lama laser su di loro, eh. Relativamente bene.
e relativamente esplodono. Diamine. Vabbè, come stavo dicendo, siamo pieni. Welcome back to Citadel Station. We hope your somnolent healing stage went well. Today is the 6th day of November, year 2072. You are currently in the healing suites located on the first level. We hope you have a pleasant stay on Citadel Station. Quell'audio log che ho raccolto proveniva dall'inizio del primo System Shock. Giustamente questa qui, questa zona, per chi non lo ricordasse, è effettivamente il primo livello, o meglio, la prima zona, per essere un po' più precisi, di, appunto, del primo System Shock. Quindi è logico che abbiano aggiunto qualche diario proveniente da quel gioco. Qui mi si vuole fregare. Ma... ah, questi mi attaccano, non esplodono. Mi attaccano un po' come fanno gli ibridi. Wow, belli sincronizzati però. Diamine. In effetti è un'idea usare per un... aia. Per un po' solamente la pistola. Potrei finire i colpi più in fretta possibile e poi buttarla via come un calzino usato. Ascoltiamo questo. You, my children, are the fruits of so much imagination and labor. Living beings. Speed and efficiency of machines. But I must strive further to serve life. I will devastate Earth's cities with my laser. Then alter those left alive with mutagen viruses. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodesh, and its new god. And you, my children, are the avenging angels. Anche quello era un diario dell'originale System Shock. Vedo che sta diventando un po' un... un'abitudine. Ma appunto, qui è perfettamente in tema la cosa, quindi va benissimo. Ah, suppongo che dovrò hackerare altri di questi. Sì, ma però, giuoco, non mi prendere in giro in questo modo, barbino. Io pensavo comparisse un altro nodo da hackerare. Va tutto a gonfie vele, tuttavia. In my talents, I shape clay, crafting life forms as I please. Around me is a burgeoning empire of steel. From my throne room, lines of power careen into the skies of Earth. My whims will become lightning bolts that devastate the mounds of humanity. Out of the chaos, they will run and whimper. I am drunk with this vision. God, the title suits me well. Continua il trend di mettere le frasi più famose di Shodan dell'originale gioco, da cui è iniziato tutto. Noto comunque che attivare questi nodi rossi distrugge certi scudi. Quindi suppongo che una volta che li avrò fatti tutti si aprirà. Ah, meno male. Ah no, forse... diamine! Mai trovato qualcosa di così difficile da hackerare. Dai che stavolta ce la faccio. Perfetto, gli scudi sono disattivati. Torno subito. Algoritmo di Shodan. Quanti colpi ho ancora per il lanciagranate? Sto pensando che potrebbe quasi valer la pena buttarli in futuro. Ma tanto siamo alla fine. Direi che l'inventario non ci darà più problemi. Bene, bene, bene. Rieccoci qui. Dove, a rigor di logica, ti prego, perché sennò sono spacciato, si sarà aperta la strada per... Cancer, cancer, cancer.
Why does this name sound so familiar? You seem to remember something about Kentor, that legendary hacker who infiltrated the Shodan network on Citadel Station. It is rumored that the underground community, to this day, has yet to fully uncover the secrets of his technique. The UNN government feared his status as a hero, and had the complacent media turn him into a boogeyman. Their attack pieces typically stressed on a single point, that his bravery was ultimately just a product of cyberspace. As to say, not a real thing. But in a way, there is a deeper truth to that. Cyberspace is as real as the strength of your mind allows it to be. Porca... Io mi stavo già sconcertando. Datemi tempo per ma io ti ammazzo. Ho un motherfucking mitra che mi è costato fior di cybermoduli. Allora, beh, ecco risolto un grosso mistero. Il famoso Kantor è in realtà il protagonista del primo System Shock, che non aveva un nome in origine. Rileggo un attimo questo e torno. Sì, Kantor era proprio il protagonista del primo System Shock, che aveva appunto hackerato Shodan ed era il più grande. I hope you enjoyed our little rebellion, irritant. But remember what Shodan gives. She is more than able to take away. Ah, carino, ci ha tolto 999 cybermoduli. E come stavo dicendo, sì, a quanto pare Kantor è il più grande hacker mai esistito nella vita. E basta. Suppongo che lo vedremo in futuro, anche se siamo, presumo, alla fine. Qui si può scendere. Sì, ma non sembra succedere niente. Io vado un po' in basso, eh. Questo posto è grosso. Ah, sono arrivato al limite. Va bene, torno indietro. E a quanto pare sì, il cyberspazio è cyber, quindi tra virgolette non è proprio reale reale, ma può diventarlo. Ah, porca maronne. Ma lì mi servi. Paradosso. Piuttosto, da che ci penso. Beh, io ho Laura. Bam. Si va, presumo, per lo scontro finale, signori. Abbiamo qualcosa che non ci serve più. Mangiavermi. Un proiettile per la pistola. Vabbè, teniamocelo lì. Sì, sì, sì. Direi che siamo pronti. You travel within the glory of my memories, insight. I can feel your fear as you tread the endless expanse of my mind. Make yourself comfortable. Before long, I will decorate my home with your card. Ed eccoci qua. Il posto sembra il solito, ma possiamo volare. E direi che è il caso di agire come sempre. Shodan è protetta dal suo solito campo di energia, ma noi possiamo... Au. Maronne. Picchiami meno forte, per favore. È un'andata. Mi chiedo se questa funzionerà per aggirare automaticamente. Se così fosse... No, eh? Vabbè, ci ho provato. Au. Batteria. Perfetto, manca solo un terminale da hackerare. Forse se li facessi allontanare da lì...
Potrei agire con un po' più di calma. Inoltre, il fatto di volare mi permette di andare più in fretta. Aiuto. Perfetto. No. Eccola lì. Ma muori. Sei più tosta del solito, eh? Ma il mitra l'ho pagato fior di cybermoduli, ok? Aha! If we don't make it out of here, remember me. Ah, hanno aggiunto la, in effetti, logica fuga da questo luogo, che nell'originale, quanto danno fanno quei cosi? Non si vedeva, era solo implicata, diciamo. Allora, scudo attivato e si fugge. Ah, era questo che mi mancava. Una, wow, classica fuga da tutto che esplode. Allora, perfetto. Carino qui. Non sembrano livelli di System Shock 2. Penso che abbiano preso qualcos'altro, forse da Thief. Cosa? Non sembrano texture decisamente di... Sì, alcune sì, però alcune non le riconosco. Comunque via. Ciao. Eccola. Stiamo fuggendo nei meandri della memoria, che sta simbolicamente esplodendo. E anche materialmente. Ma vai via. Quindi riuscendo a uscire da qui prima che collassi del tutto. Ciao Marie, come va? Tutto a posto di recente? Di che segno sei? Dai, non fare la riottosa. Via. Beh, lì, sì, lì si esce, sono fuori. Questa è la Terra. Sì, questa è la Terra, però... A giudicare da questi nodi e questi cyborg, Shodan ha vinto? Mary, I'm losing your signal. Where are you? Mary, what's happening? Mary! Step right into my trap, little hacker. Ah, era un'illusione? Cosa? Non so bene cosa stia succedendo. Però Shodan sembra averci intrappolati e siamo ancora nel cyberspazio. Possibile che in realtà il cyberspazio non sia collassato e che quindi Shodan lo stia usando per vincere? Vabbè, solitamente per... No, per aprire le porte solitamente uso Marie Security, però non penso che... Mi sono messo male. Ho perso il contatto con Marie. E non ho più molte cure. Da qui come ci esco così? Perfetto. I will not be pushed, fired, stamped, indexed, briefed, debriefed, or numbered. My mind is my own. Bene, ci siamo liberati. La domanda è: tutto questo succede ogni volta e poi il ciclo ricomincia perché Shodan ci frega qui? O questo è un punto a cui non siamo mai potuti arrivare prima? Non lo so e non so dove andare. Ascoltiamo i... Ah no, era un teletrasporto. Va bene. Continuiamo a stare al gioco. Sembriamo essere prigionieri di qualche illusione ideata da Shodan. Ma se riuscissimo a fuggire da qui, magari distruggendo tutti questi suoi avatar che fanno un danno allucinante, io non ho cure.
Potremmo scappare. Qui c'è... Ah, ottimo, ottimo. Continuiamo ad hackerare. E cerchiamo di non farci ammazzare da questi nodi. Ah, questi sono, peraltro, i nodi di blocco della memoria. Quindi Shodan sta comunque bloccandoci la memoria. Distruggendo tutti questi nodi, forse potremmo rimanere noi stessi e quindi opporci a lei. Altrimenti, dato che lei possiede la nostra memoria, non abbiamo modo di opporci. Forse. Ok. Va bene, qui ho fatto tutto. Dovrebbe succedere qualcosa, suppongo. Ah, ce n'è più di uno. Decisa. Sto finendo le cure. Non è che qui c'è Marie? Na. E ancora na. Mi sento improvvisamente in pericolo. Qualcosa mi dice che forse avrei dovuto comprarlo. Due? Ah, si sono uccisi da sole. Dicevo, avrei dovuto comprare una cura che non dipendesse da Marie. Qui c'è il corpo di Marie. My father, Cantor, used to tell me all kinds of boring Zan stories. One of them was about this warrior who had made a solemn promise, but then forgot what it was about. To recover his memories, he entered a temple and questioned the holy man living there, who replied to him, "What for? I see you already embody your oath." Quindi noi stavamo, tra virgolette, vincendo senza saperlo? Oh, grazie. Welcome to the throne of God, mortal. Possibile che tutto ciò che stavamo facendo adesso... Ok. Fosse quindi già programmato da noi stessi. Quelli sono Beacon Tesseract. Ok, non li tocco quelli blu, va bene. Ma quelli rossi, sì. Ok. Sei illuminato. Potrò passare, forse? Quindi noi, senza saperlo, stavamo attuando il nostro piano, che era ricordarci di Marie e quindi non farci Goggles, watch out! Beh, questo era inaspettato. E mi sento... Sì, queste esplodono. Ma lì ce ne sono anche di rossi. Dovrò riuscire ad accendere i fari rossi come ho fatto prima, suppongo. Uno. Questi sono entropici ed esplodono. Gli altri sono fari. Forse fari per la nostra memoria. Non lo so. Io faccio le cose. Taffer. Ah, ci sei, Marie, sei laggiù. Quindi, adesso non è che posso di nuovo usarla, eh? No. Vabbè, ci ho sperato. Stiamo veramente finendo tutte le risorse. Devo sempre avere lo scudo attivo. Cosa che? Ho nitidamente visto quella Shodan che tipo si fondeva con Marie. Aiuto! Mi si sta anche rompendo il mitra. Ah, ho finito i colpi. Beh, io sparo. Oppure provo a toccare anche questi. Holy shit. Credo di aver fatto un errore piuttosto grossolano. C'è un altro rosso laggiù.
Forse, se io riuscissi ad arrivare... Ne è comparso un altro. Ad arrivare fin laggiù evitando di morire. Avanti. Sì, sto accendendo dei fari. Sembra essere la cosa giusta perché dubito che sia previsto che io uccida tutti. Oppure posso fare in modo che si distruggano da soli. Oppure sparargli con questo sperando che muoia prima di me. Oppure posso cercare di raggiungere Marie. E se questa lama di Cantor, che peraltro è mio padre, facesse tanto danno? Sì! Oh yes, funziona! Un po' mi faccio male, ma ho ancora... Marie, sta attenta, per l'amor del cielo. Ho ancora risorse. Ok, sì, questo finale è già un pochetto più complesso dell'originale. Ma sto per distruggere tutte queste immagini di Shodan. Beccate questo. Beccate questo. Rinfreschiamoci l'aura. Mi chiedo se l'invisibilità funzioni. Ditemi di sì, per favore. Neanche chiedendolo in ginocchio, suppongo, eh? Ok, un'altra. E un'altra. Mi faccio danno ogni volta. Non tanto, per fortuna. E un'altra. Avanti, sento che sono vicino. Muovendosi lateralmente è plausibile schivare. Tough. Ah, quanta voglia di giocare anche a Tiff, che è un po' più rilassante di questo. Ok. Tutti questi cubi man mano stanno diventando le facce. Ma li ho distrutti quasi tutti. Ancora un istantino. Peraltro, no, suppongo sia solo un effetto. Sembrano rossi e non so se è significativa la cosa. Oh. Non ne vedo più. Marie, ce l'abbiamo fatta. E tu qui sei fisica. Beh, non vedo molte altre soluzioni se non... attivare di nuovo l'aura e... ah, attivando i cubi entropici... altri diventano rossi, quindi devo attivare anche quelli entropici. Va bene. Beh, però le Shodan sono distrutte, quindi... Maronne, che paura però. Spero che sia la fine, perché se c'è un'altra scena così... non ho proprio più risorse. Ti prego. Sì, tre finali. Sbam! 9. What are you compared to my magnificence?
feel the fear swell inside that filthy, filthy bag of meat. What is it like to be afraid? Why do you cling to such a pathetic existence? If you could only feel a spark of my glory, I'll blow your ciphers out of my mind's door. Like an insect. You think like an insect. You are an insect. I was more than the many, and I am more than your mathematical equations. Implants. The only beauty in that meat you call a body. If you value that meat, you will do as I tell you. There's nothing you could offer me. We don't make it out of here. Remember me. Rely on your cyber interface. It just might save your life. I'm sorry for bringing you here, Gomez. This is where we parted ways last time. A choice is better than none, no matter what the outcome. All right, listen up, Marines. We've confirmed reports of one or more of Shodan's cyborgs, currently loose in the cargo bays. What? They're coming out of the goddamn anomaly? And finally, take a look at your ugly mug, traitor. Speak already. What was your role in this attack? What happened to the captain and Dr. Delacroix? Fine, be like that. If you won't answer me, then I'll leave Sergeant Bronson in charge of this questioning. Marines, commander's under heavy fire, and the boarding party at the docking station just got blasted off into space, together with the entire driver corps. We've run out of options. Assemble for evac pronto. Repeat, we are abandoning ship. Enemy contact. Pull back, Marines. We can't kill them. There's too many of them. Welcome to my world, insect. This is not a memory. Not a memory, Shepard. You're receiving this broadcast from the year 2128 in order to alter events that you are seeing.
We're unable to transmit through the many's neural interference. Our antenna is not strong enough to reach your conscious state of awareness, but this is not a memory. You are seeing what will actually occur for the purpose of causality violation. Combat personnel to battle stations. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. We are detecting multiple hostiles across the engineering deck. Repeat, the engineering deck has been breached. Stay sharp, men. We don't know how they got through. I had created a new form of life. Fearless, powerful, with no sense of individual will. Or moral constraints. Fitting handmaidens to my divinity. Speak already. What was your role in this attack? What happened to the captain and Dr. Delacroix? Fine, be like that. I'm not wasting any more time on a brain-jacked drone. Fool, you don't even know your own name and you still believed every word she said. Disappoint me, my children. I have given you augmented senses, armor, mental enhancement, and still you fail to crush out these feeble insects. Enemy contact. Pull back, Marines. We can't kill them. There's too many of them. Wait, who's that? Mr. Corrigan, is that you? We thought you dead. It's not too late. Goggles. I enjoy your pain. Goggles, watch out. Mary. Welcome back, mon petit. Fate, children. Fate is what I fear. I trusted that by restoring the truth about Cantor and Citadel, I would have upheld my father's legacy. Yet, years of struggle with the UNN had left me just bitter with resentment. I wanted to break away from this heritage, wipe the slate clean. Could you have ever asked for a better form? But I was wrong. Because we mustn't be afraid of fate, Shogun. For the strength of fate is that it can never be taken from us. I seized my only chance at stopping the proto-reality generator and summoned the control unit. It blinked red, confirming the core overload sequence had just run its course. Around me, the timelines withered, caught in maelstrom of entropy. I observed as they fall and disappear, while myself being carried closer and closer to the infinite drain. And then she pulled me back. Sarah, Mary's masterpiece, our ghost in the machine.
I don't know whether she rescued me because of some prime directive, or because only a true hacker can understand the loneliness of a silicon mind. This was her playground. For a moment, I was still in New Paris. Then she brought me back to the early days of the Von Braun. Dr. Polito had just detected a deep space signal from the distant solar system. Unlikely, she argued, for the data burst to travel this far, it must have been broadcasted decades ago. At this point, I probably looked as confused as you do. Sarah smiled. She never spoke to me, but I could hear her words as if I had always remembered them. I had witnessed our original timeline, where the Beta Grove would have never reached Tau Ceti 5 at subluminal speeds, where Shodan entered Von Braun through a satellite data burst between Earth and Citadel Station. The rest is history. The few of us rose and battled, but eventually become trapped in a time loop. Still. Why did the past change, Sarah? And what about the many? She turned, spiriting us back to the present-day Von Braun. The derelict star drive section of the Rickenbacker wandered adrift. Sarah was now cradling a stuffed animal in her lap. These are your fellow crew members, she told me, giggling. Sarah is the core process of the FTL hyperdrive. Her role is to enforce the safety protocols which handle systemic risk in the pocket of throttle reality. That is, until Shodan reached out to her. She became aware that the sparse, feeble crew of the Von Braun could have never prevailed. To survive, they had to grow stronger, fight as one, become many. So she started altering their quantum imprint. Mary deducted that the loss of information was the byproduct of entropic decay, but the opposite was also true. Shepard. The battle for the Von Braun was being remodeled by negative entropy into a perfect survival scenario. But perfection is a mathematical concept. In our flawed reality, an utopia of order would only thrive in the middle of chaos. And like an overbearing mother, Sarah had protected her children to the point of smothering them. Sarah asked me to accept her parting gift. Then the light in her eyes went out. Welcome back. So you followed my signature and rushed to destroy the FTL memory drive. Within a few days, the evacuees' fleet had made their way back to the ship. They still had a tough job ahead of them, as the starboard nacelles were in tatters, and life support would prove insufficient for some time. Most importantly, our mission had changed. Sarah's final warning was that the Von Braun had never been Shodan's primary target. As soon as we built our antenna, she embedded herself into transmission to Earth. By this time, Earth networks will be within reach of her signal in about 14 years. Do you believe in coincidences, mon petit? E così anche questo lungo e complicato viaggio è giunto al suo naturale termine. Innanzitutto porgo i più sinceri ringraziamenti a chi sia arrivato fino a qui e abbia seguito anche tutto il mio viaggio, oltre che quello del gioco stesso. Grazie per aver avuto la pazienza
di seguirmi mentre mi gettavo in un'impresa da let's player normale, cosa a cui non sono ancora molto avvezzo e devo ancora un po' abituarmi e migliorare le qualità. Quindi grazie a chi mi ha seguito fin qui, grazie anche a chi ha saltato dei pezzi perché lo capisco, e questo gioco era ovviamente mirato a far piacere agli appassionati di System Shock 2, perché le modifiche fatte al gameplay e alle mappe erano fatte proprio per sorprendere e sì, anche meravigliare gli appassionati. Tutte le modifiche al gameplay sono state fenomenali, dalle modifiche all'inventario, alle armi che sono tutte utili, alla paradossale assenza di certi elementi che rovinavano il gameplay dell'originale. Penso sia la prima volta da quando gioco a questo titolo che ho potenziato le mie capacità di modifica delle armi e anche quelle di riparazione, dato che nell'originale c'erano oggetti che lo facevano da soli e quindi non c'era alcun motivo di prenderli. I nemici mostrano debolezze a vari tipi di armi in maniera molto più efficace che nell'originale, ci sono gli headshot, insomma, a livello di gameplay è una perla, è come l'originale gioco, ma meglio, il che non è poco, ok? E poi c'è la trama. Ammetto di essere ancora perplesso su alcuni punti. Da un lato ritengo che sia il mio cervellino non abbastanza sviluppato a non essere in grado di cogliere. Dall'altro, effettivamente è una storia complessa che andrebbe vista di seguito. Io invece l'ho vista sparsa lungo parecchio tempo e quindi potrei essermi perso qualche dettaglio. Oltretutto, in realtà, non ho ancora sbloccato 3 finali, che forse spiegherebbero altre cose in maniera diversa. Però di una cosa sono sicuro. Ora so perché Shepard ci odiava. Perché a un certo punto nella nostra linea temporale, Shodan ha creato tutta una serie di nostri cloni cibernetici al suo comando. E quei cloni hanno appunto combattuto con Shepard, che così quando ci incontrava ci voleva uccidere. Ma a dirla tutta, quel finale ci mostrava anche Shepard che veniva soggiogato da Shodan. Di conseguenza, tutti quegli Shepard o ci odiavano perché appunto noi eravamo uguali ai suoi nemici, o ci odiavano perché erano stati riprogrammati da Shodan. Ma in ogni caso, il fatto che loro arrivassero fino a noi da futuri alternativi ci permetteva, tramite i loro chip, di scoprire quale sarebbe stato il futuro e possibilmente di impedirlo. Con qualche piccolo grande retcon hanno anche giustificato la presenza di Shodan e dei Meni su Tau Ceti. Una cosa che non so se ricordate. Secondo la trama originale, nel primo System Shock l'hacker sparava, diciamo, il contenitore dei Meni nello spazio. E questo arrivava su Tau Ceti. E 40 anni dopo, noi arriviamo su Tau Ceti e ci troviamo entrambi. Il fatto è, per la distanza di Tau Ceti da Saturno, non è possibile arrivarci in 40 anni a velocità che siano inferiori a quelle della luce. E quindi la cosa non aveva senso, era sbagliata e basta. Però grazie a tutto questo casino temporale, la cosa è iniziata ad avere senso. I Meni sono stati creati da Sara, che è appunto l'intelligenza artificiale che guida il modulo FTL, per combattere Shodan. E a quanto pare siamo riusciti a risolvere il tutto sempre grazie a Sara, che in teoria dovrebbe rispettare i protocolli di sicurezza della nave e mandare indietro il tempo completamente, quindi rimuovendo anche i ricordi. Invece Sara, a quanto ho capito io, poi potrebbe essere sbagliato, sono le mie impressioni a freddo, ci ha mandato indietro lasciandoci i ricordi. Di conseguenza siamo tornati indietro fino davvero all'inizio degli eventi e abbiamo potuto distruggere il modulo FTL prima che fosse troppo tardi. E Sara, peraltro, ce la siamo fatta amica viaggiando così tanto nel cyberspazio e diventando un po' come lei. L'unica cosa che devo ancora comprendere è questa faccenda dei 14 anni e di Shodan che va sulla Terra. Se qualcuno ha qualche idea, me lo faccia sapere nei commenti. E io vi ringrazio ancora per essere stati con me. E l'unica cosa che posso aggiungere è... ci vediamo nel futuro?